Ministro Di Maio, non possiamo girarci attorno, cioè il manganello social è stato usato molto anche dai militanti 5 Stelle. Ci ricordiamo Di Battista definì pennivendoli puttane e sciacalli giornalisti, dopo l'assunzione di Virginia Raggi, poi c'era il giornalista del giorno. Il movimento nacque anche sul vaffa nei confronti dei giornalisti, insomma. Cioè, questo mondo qui è un mondo che anche voi avete utilizzato certe volte in maniera spietata, di cui vi siete avvantaggiati. Se posso dire una Vuole cosa, fare un'autocritica su questo? Il movimento è sempre stato un movimento che è nato anche per effetto della rabbia dei cittadini, ma quella rabbia non sfociava mai nell'odio verso qualcuno, e quando qualcuno sbagliava, perché poi è successo che ci sono stati rappresentanti che magari via social, ma anche a volte nelle piazze con un megafono, sbagliassero nel modo o nei toni, noi abbiamo sempre o preso le distanze o condannato alcuni comportamenti. Insomma, diciamo che Beppe Grillo aveva messo le facce dei conduttori Beppe, dei giornalisti, c'era stata Beppe, proprio mettere alla berlina. Quella no? di Beppe è sempre stata una rabbia del popolo italiano rispetto a dei temi, mai odio. Io oggi vedo odio, che è un altro concetto. Però io le chiedo, perché le persone possono essere arrabbiate, ne hanno il diritto, è legittimo, ma odiare non è un diritto. Le chiedo una cosa.